secondo me abbiamo sbagliato strada. Perché? Perché, cioè, sono sicuro, io l'ho fatta tante volte. No, ma questa è un'altra, io faccio fare le strade che fanno tutti. Ah, è un'altra strada, perché c'è, si chiude. Qui in Calabria abbiamo fatto le strade, sono collegate tra di loro. Ho capito. Abbiamo inventato questa cosa. Stiamo andando a Gerace, non so se sapete, conoscete il luogo, cioè, meraviglioso. Tu non ci credi che stiamo andando a Gerace. Tu no. Fai un atto di fede, me lo stai dicendo tu, stiamo andando a Gerace. Ma se era per Pia, non la dicevi questa cosa. Noi stiamo tentando di andare a Gerace. Ma secondo me sbagliamo strada. No, fidati. L'unica cosa è se viene un cavallo di fronte. Se viene un cavallo, l'unico cavallo non passare. Allora, se andiamo a Gerace, il merito sarà del dottore Branca. No, di Google Maps, diciamo la verità. Ma secondo me non gli mangiare. Comunque, era una trasciata. C'è il cavallo. Tutte le strade portavano a Roma, no? A Gerace. Comunque. Gerace, mi dica la storia di Gerace, dottore. Gerace è la vecchia Locri, no? Gerace è il territorio, il centro urbano più antico di tutto il comprensorio, un comprensorio bello grande, Gerace insieme a Locri, a Reggio, a Sibari, a Crotone rappresenta il cuore del cuore pulsante della Magna Grecia, no? Si era persa, no, stava facendo un po' di allenamento. Jogging si chiama. Sì, a Gerace si chiama jogging. E certo, però con tutte queste salite. Discese. Ma cavallo non andava, dottore. Sceccaretto andava tutta sta magra. Ah, tante volte. Che all'occorrenza diventano anche muli. Tante volte, guardate, meglio due sceccarelle che un cavallo. Ho sempre preferito i scecchi ai pendolini. No, sì, soprattutto quando poi i cavalli vengono confinati nei balconi. Certo. Ecco, se continuare con la settima marcia, metti la seconda. No. Cioè, la sesta, ma una bella macchina. Io non credo alla sesta marcia. Salutiamo Newcar, Newcar. Però Newcar poteva spiegare questa cosa della sesta marcia, perché ha ragione. Questo fatto della sesta marcia non mi convince. Signore, accusato aspettando. Lui è un po' afflitto però. È un po' afflitto. Non parla, no? Tutti muti sono. Tutti muti. Salve. Arrivederci. Ecco, spunta, sta spuntando. Dai, ancora no, ancora no. Qua c'è pure. Abbiate fede, stiamo arrivando a Gerace, Sento i miei acufeni. Ah? Allora, io ho gli acufeni da anni. I frischi interici. E questa cosa le dà fastidio, no? No, mi dà Voleva fastidio. Gli applausi. Il troppo silenzio me li amplifica ancora di più. Ma sente rumori in cuffia? Sì, sento gli acufeni. Ma rumori in cuffia come quelli di Provenzali e di Bortoluzzi li sente mai? Boati ne sento. Però guardi, Gerace, potevo asfaltare, una ricetta così bella asfaltava, a Riggio l'asfaltare una volta solo un corso. Più di una volta. Sto scherzando, non sono ignorante io. Sono ignorante per tante cose, però insomma, a Riggio mi asfalto un pece che io. Guardi là. Ma che bel castello. Posso fare polemica, no? Deve. Sì, no, va bene. Sta diventando ecumenico. Sì, ecumenico. Ma che bel castello, Marcondiro Mirandelli. Tutti i castelli. A Roccella c'è il castello. Posso dire una cosa, posso fare blasfemia culturale? Ah.
non va sentito. I castelli sono belli, tutti, tutti i castelli del mondo, ma sono tutti stessi, tutti stessi. Tutti stessi, tutti stessi. Andiamo di qua. Di castelli ce ne sono tanti, ma di regina una sola. Ti piace questa? Sono bravo, dai, sono bravo. Iattareddu. Buongiorno signore. Respirare la cultura, respirare Gerace. Cosa? Gerace è un paese. Che meraviglia, no? Meraviglioso. Lei è di qua? Sì, sì. E quindi vive qua? Bello. Ma lei ha fatto la scuola media qua anche? Ho fatto la scuola media qua a Gerace. Ma di che anno è lei? In che anno ha fatto la scuola media qua? Nel 63-64. Ma non è niente. No, perché pensavo che potesse essere stato alunno di mia mamma per pochi anni. Ah, c'è la tua mamma. Chi è? Si chiama Paola Santa Croce. E ha insegnato per tanti anni qua, però qualche anno più avanti. Mio padre faceva il bidello alla scuola media. Marturano. Sicuramente, mia mamma aveva 10 anni qua, mica un anno. E era bidello alla scuola media, il preside era il professor Agliotti. Come no? E segretario Femia, Francesco Femia. Segretario. C'era anche Orlando, se non ricordo male. Orlando. Sì, dopo di Orlando è venuto Agliotti. Lo dico, sono tutti personaggi esimi della nostra cultura. Certo. Tranne mia mamma che non c'è. Cioè. La Reggia, la Reggia, la Reggia. Ah, che bella questa vallata. Che paese è quello? Agnana Cava. Ah, quella è Agnana. Agnana. Quella è Agnana. Ma lei vive sempre qua, dico io. Io sono nato qua sotto. Ma c'è sempre sta pace qui? Sì. Diciamo solo il periodo di agosto, luglio-agosto c'è un po' di movimento. E c'è. Se no arriviamo solo noi a disturbare la quiete. No, a disturbare mai. Perché un po' così. Diciamo vengono i turisti dall'estero. Ne vengono ancora? Diciamo adesso sono bloccati con il Covid. L'anno scorso sono arrivati dopo luglio-agosto, si è lavorato. Infatti mio figlio c'è il bar qua per la cattedrale. Mio figlio e mio genero sono insieme. Adesso andiamo a fare un giro anche da quella parte. L'anno scorso in luglio-agosto si è lavorato tanto. Dico io, ancora... peccato che si lavora soltanto luglio-agosto, perché Gerace ha le potenzialità per lavorare 12 mesi l'anno. Cioè a prescindere, sì, a parte sì, questo diciamo, periodo di Covid. Sì, come turisti arrivano quando non c'è il Covid arrivavano da marzo fino a settembre, ottobre, c'erano tutti i giorni, certo. Gite scolastiche, gite turistiche che dall'estero che venivano tanti. Che bello. Adesso. La strada non era fatta così, era una strada di campagna e le macchine non passavano. E allora, essendo con il segretario nella segreteria, la sera sempre facevano tardi, non c'erano i computer per fare tutti i fogli paga, tutti quelli che toccava fare al segretario. E praticamente dice non posso di notte viaggiare. Allora abbiamo comprato una casa qua e siamo venuti in Gerace. E siete geracesi. Geracesi. Grazie, grazie. Grazie mille, grazie, grazie, grazie. Cioè a Roccella c'erano i turchi che rompevano le scatole al castello, non so se ricordate la storia quando il professore ha raccontato dei turchi al castello che assaltavano e il roccellese provavano ad assaltare, però c'era il contadino di Roccella. E qui questo castello, questo qui di Gerace, chi c'era? La storia è più o meno la stessa, alle mie spalle il mare, sì. In direzione di Gerace verso il mare c'è l'Ocri. E l'Ocri, antichissima anche l'Ocri, era ovviamente, essendo sul mare, oggetto dell'incursione di chi?
I turchi? Sti catanazzi i turchi, scusate. A un certo punto, dopo l'ennesima volta, i locresi dissero, sapete che c'è? Si sono ritirati, hanno lasciato Locri e si sono arroccati qui, sul castello, creando Gerace. Scusa un attimo, i turchi volevano il castello. Prima io ci rompì di scatola no, i turchi volevano il territorio. Il territorio. No, ma pare. E loro si sono arroccati nei castelli. Ah, perché hai una a fumare sempre, sì. I turchi fumano, almeno mi hanno detto sempre così. Sono strane. Sono strane. E quindi si sono arroccati. E quindi hanno creato il castello di Gerace e nasce il Gerace, che nasce come una roccaforte dei Locresi. Ah, praticamente i Locresi sono scappati, sì, e per difendersi sono venuti su e si sono costruiti un castello. Esatto. Questi cazzi turchi. E i turchi? E i turchi hanno provato ad assaltarli, però anche il castello si è difeso. Cioè, non è facile, guarda qua sotto, non so se riesce a inquadrare. Non c'è una tua, i mani. No, i turchi. Poi fumavano assai, quindi non è che quanto piglia in ciani. Già quando tu sali una scalinata di 10 e fumi, lei fuma? No. Se uno fuma già affaticato, certo, 10 scale. Procuro di cominciare un castello. Lei è pregno di preconcetti, come tutti gli ignoranti. E non è che i turchi hanno sempre la sigaretta a bocca, cioè fanno gli assalti con la sigaretta in bocca. Non lo so, noi siamo, dico noi, tutta la gente che ci sta guardando, solo lei non è convinto che un turco non fuma. Non ho detto questo, fuma. Pure quando fa gli assalti, dopo 1200, 700, certo, dopo Cristo. Turchi assaltiamo, così, corrono insomma, assaltiamo. Ma lasci fare delle foto. Hanno sempre la sigaretta in tabù. Mi lasci fare delle foto. Gerace, che bellezza ragazzi, che bellezza. Dico io quanto è bella Gerace, e il mio amico mi ha raccontato la storia del castello. Io non lo so. Non la sa? Ma è vero che... No, mi ha detto che ci volevamo difendere praticamente dai turchi, o no? Credo sì. Ma lei cura... Un pochettino all'erbetto. L'erbetta. Quanta gente viene in questo periodo, per esempio? Questo periodo adesso con questa pandemia pochissimo. Certo. Ma se no, l'altro anno c'era tanta gente. Ma noi ci dobbiamo fare trovare pronti, perché molto probabilmente, diciamo, d'estate la speranza è quella che... Lo so. Ci possa... Speriamo che se ne prenderà qualcosa. Assolutamente sì. Speriamo, lo dobbiamo fare. Speriamo bene. Purtroppo questa pandemia è così. Speriamo. Grazie. Bene. Ringraziamo a Dio, speriamo. Ma qui la vita a Gerace, tra di voi voglio dire, è tutto aperto, diciamo, e i ristoranti. Adesso sì, l'hanno aperto. Mm. Adesso, però sennò prima, fino a domenica erano tutte chiuse. Sì. Ancora, adesso l'hanno aperto. Speriamo che. Speriamo tutto va bene. Che tutto riprenda. Tutto riprende. Che tutto riprenda. No, grazie. Prego. Grazie, grazie, no, grazie. Per la cattedrale da qua? Sì, potete scendere da là o potete scendere da qua. Non so, ho una sensazione, cioè quando vengo in questi luoghi ricchi di storia, di cultura, mm-hmm, ho la sensazione uguale a quella che provo quando entro in chiesa. Il rispetto. Esatto. Non so. Ma perché, veda, il bello, la storia, questa cosa applicatela a quello che volete, pallone compreso. Il bello è il bello della storia fatta con anima. Chiama rispetto, chiama bello e va trattato con rispetto. Qualunque cosa che richiami a un qualcosa di bello storico, perché una cosa bella della storia è stata fatta da uomini che ci hanno messo impegno, sacrificio, passione, e vanno rispettati. Cristo è ricordato da dirlo sempre. E i turchi? Ora i turchi, guarda, onestamente, però i turchi sono quelli che sono, però vedi. Che tutto spazio. Non era difendibilissimo questo mare. Certo. Non era, c'era troppo spazio. Poi fece registrato scritti. E va bene. Ecco, qui le possiamo asfaltare pure, no? Questa strada. No, ma la smetto questa strada. Ragazzi, a Reggio Calabria un anno, quando fu? Dall'80, 90, non so, non è importante. Queste perle, questo uno, mi asfaltano. Cioè, asfaltano. Ma asfaltare la storia. Mi piace questa, asfaltare la storia.
qualcosa che facevo negli anni a Reggio che non faccio. L'emozione. Si levi la mascherina. Viro la mascherina, no? Riesci a bere col cappello? Sì. Lo sapevo che te la cavo tutto, lo sapevo, lo sapevo. Che il gusto è quello poi, no? Che bella. Bella. Beh, dai, lo dico, si insonnano a Monza sti... si arrabbia l'avvocato quando io dico che sti posti a Monza si insonnano, ma non ce l'ho con Monza, figuriamoci, però si insonnano. Ora, intanto complimenti, e lo so che lei si arrabbia. Che stai facendo? Sono andato al centro della piazza e ho detto si insonnano a Monza sti posti. Questo è il bar storico a fianco alla cattedrale. Lei si arrabbia se io parlo male dei monzesi. Sì, sì, perché lei fa le guerre. Perché? Lei scatena le guerre mondiali. Ma Monza si insonna. Che cosa? Monza è una bellissima città. Ma non ce l'ha Gerace. Gerace. Ovviamente. Se Monza aveva Gerace, era Gerace. Certo. Viceversa, se Gerace aveva Monza, era Monza però. Cioè, alta filosofia facciamo. Quanta gente sta frequentando, signore, qui? Ora, in questo periodo. Ora migliaia di persone. Migliaia di persone. E un po' di amarezza. E certo. Ma dobbiamo tenere duro. Sperando che. Siete venuti voi e siamo già a posto però. Che meraviglia. Questo alberga molto. Vedi, la cosa bella della nostra Calabria, ecco, vedi, questo rispetto a Monza sì. Mica li avevamo chiesti questi. No. Abbiamo chiesto i coffi. Guarda che. È così. E poi ci ha detto una frase che lei non ha sentito. Questo è alberga molto. Un bergamotto di Reggio Calabria. Ed è buonissimo. Si insonnano a Monza. Che fini. Alla fine per voler. Non ce l'ho con i monzesi, per dire che loro magari possono essere ricchi, sicuramente lo sono, lo saranno, noi siamo un pochino meno ricchi di soldi, ma abbiamo tanta cultura, tanta... Ecco qua, mi prendo il caffè. Buono, mi do acqua. Grazie. Poi altre cose, io adoro le castagnate. Ma non amo il bergamotto, questa volta devo dire che era mischiato benissimo, lo trovo troppo forte. Si rompe la dieta. Sempre nel filone che a Monza si insonna, no? Sì. Questo è il bar cattedrale, il bar storico a fianco alla cattedrale di Gerace, tra le altre cose, diciamo, normalmente buone di un bar, c'è la pasticceria di propria produzione. Queste sono paste di mandorla che fanno loro, guardi, alla mandorla, al pistacchio, al limone, al cedro, al bergamotto. Questo è il limone zenzero. Vale la pena soltanto per questa cosa qui. Si insonnano? A Monza. E grazie. Ci ha addolcito in tutti i sensi.
certo, stavo dicendo io. È un posto di cultura. Un posto civile. Non può non riconoscere un largo a un uomo di cultura. Anche perché io trovo che sia, faccio una digressione mia, trovo che sia tempo nelle nostre città, tanto spazi ce n'è tanti, di dare una rinfrescata, per carità, senza mai cancellare, la storia si aggiunge, non si va per sottrazione, una rinfrescata alla toponomastica. Ci sono personaggi di 50, 60, 70, 40 anni fa in tutti i campi che hanno fatto la storia delle nostre vite, del nostro paese e non solo, che vanno ricordati. Non possiamo essere fermi alla toponomastica del 700 e l'800, che va benissimo, ma dico, largo Edoardo De Filippo mi sembra il minimo, e che sia Gerace dovrebbe farci pensare. Certo. Poi ricico sul mio polemico. No, va bene anche Agamennone e Spanò. Certo, non ci voglio dire niente al. Non è che l'ha guido, no. Nobiluomo, Agamennone. No, non è Faraone. Ah, non l'hanno fatto Faraone poi. Però concurrivo. Nel 700 non c'erano i Faraoni. Ah, sapevo che aveva fatto il concorso. No. Aveva un padre impegnato in politica. Sì. La madre non si sa. No, si sa la madre, però non aveva. Il padre, te lo dico io, perché saccio tutto. Il padre, il nobiluomo Giacinto Spanò, se non ci crede andate a controllare, la Treccani controlla. E il nonno si chiamava Agamennone. Questo stai leggendo tu. Penso che si chiamava Agamennone, c'è mi sul nome Agamennone. La madre invece, visto che non è sulla Treccani, non è anticipato il suo nome da nessun titolo, si presume che fosse una signora e basta, senza titoli. Scocciuliava fagioli. Maledetto. L'avvocato ha detto 3 minuti consecutivi serio, 3 minuti, una vita di studio. L'avvocato ha detto. Immagine, sì, cosa quindi detto, cari parenti del signor Agamennone, faraone. Del faraone che non è faraone, ha detto che scucciuliava fagioli. No, l'hai detto tu. No, tu e tu hai annuito, hai detto scucciuliava fagioli. Io posso mandare anche la registrazione subito, lo sa che in montaggio posso fare tutto. Quindi un faraone era figlio di una che scucciuliava fagioli, stai dicendo tu, l'hai detto. Comunque, cioè, non è una cosa brutta una che scucciuliava fagioli. Assolutamente no. Mia mamma scucciuliava fagioli. Certamente, ma il tuo padre era faraone. Che bella Gerace. Quanto è bella Gerace. E ora ora sapere io ci faccio ridere io che mi ingiuria mamma e pace, mi ingiuria. Tu l'hai fatto tu l'hai fatto. mannaia. Comunque non voglio sia chiaro, le vie devono restare, i nomi storici, quelli vecchi devono restare, bisogna aggiungerne. Cioè accanto a via Camerone Spano si fa un bel incrocio via Paolo Rossi. Non le sembra una cosa che dovuta? Che meraviglia, Paoletto. Anzi, lo vogliamo fare allo stadio, una traversa di via Bergaric. Sì. C'è via Bergaric. È una bella traversa. Sì. Si fa via Paolo Rossi. E così via De Filippo. Antonio De Curtis. Può mai essere che non c'è una via d'Antonio De Curtis? Signora, buongiorno. Stiamo realizzando un servizio per la televisione. No, cerchiamo di capire un po'. No. Veniamo in pace. No. In pace. Sì. Baci, cose belle, abbracci, vita. Chi vita. Ria, torna a mettere in pieno vuota. E come erano questi tempi? Mi contate. In vuota, prima non c'è questo virus. Prima non c'è questa cosa in giro, che uno se ce l'aveva un padre, se ce l'aveva un... Certo. Voi invece non vedete. Ma c'è poca gente ora in giro? Ma c'è poca, ognuno si spagna, non c'è niente da fare, ognuno si spagna, pure uno e ci rientra, uno parla una parola, ecco. Siamo giusto come carcerati. Vabbè, ma qui insomma si è sentito un po' di meno ancora, no? Ci furono momenti che ci furono pure qua. Ma sembra che speriamo bene. Speriamo se ne sciogliano questo vaccino, prima o poi, se no è una cosa... Qui l'avete fatto il vaccino? Qui? Sì, in parte sì. Cos'è qua? Fanno scuola di musica. Ah, suonano. Scuola di musica? Fanno scuola di musica. Molto bene. C'è la scuola? Andiamo. Sì, scuola. Grazie signore. Grazie signore. Grazie, belle cose. Lei ha visto. Cosa stai suonando? Una tastiera? Chi è che suona? Chi suona?
Ma se stanno sordo, non sentono perché su c'è un sax. La zumba. Ma è, ma non è una zumba. Nini il rosso. Ah, Gerace. Certo. Signore della tromba. Trombettiere. Signore Salve. Della tromba. È una scuola. Abbiamo sentito la musica. Che bello. Siamo di Reggio TV. Ci fate una... Dalla finestra. Dalla finestra. Dalla finestra. Sì, 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 così, così non mi disturbiamo. Una cosa qualunque. Maestro, grazie. Come si chiama lei? Cosimo Asciotti mi chiama. Cosimo, numero uno. Grazie. Buona giornata. Grazie. Ti ho detto. Tromba qua in questa scuola. Insegno tromba, come si chiama la scuola? Istituto Comprensivo 5 Martiri di Gerardi. 5 Martiri di Gerardi. Voi siete di Reggio TV? Reggio TV. Reggio TV, ma alla Bova. Claudia Bova è giornalista. Sì, c'è anche lei. Sì, 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 Claudia Bova. Siamo amici, ho studiato insieme a lei tante volte. Sono venuto per suonare a Reggio TV. Ci saremmo incrociati sicuramente. Con Castronuovo. Sì, sì, sì. Grazie, buon lavoro. Grazie, grazie. Io penso che succedono cose magiche. Non, sì. Non deve avere fretta. Dove c'è Gerace c'è cultura. Lei non deve avere fretta. Oh. Deve lasciare che le cose accadano. Assolutamente. Il tempo sì. Agli accadimenti di accadere. Se non ci fossimo fermati dalle signore, non avremmo visto il maestro Cosimo Asciotti, né sentito. Musica, cultura, arte, storia. Però potevano asfaltare. No? È un cretino. Sì, lo so. Lo sa, si informa. Il maestro. Sì. Amici, altro angolo del pedante, altro angolo del pedante, altro castello. Tutti conosciamo Gerace. Gerace è uno dei posti più belli e affascinanti della nostra provincia o città metropolitana, come dovremmo dire. Tutti visitano Gerace, ma c'è un posto di Gerace che per me è magico ed è il castello di Gerace, il castello. Gerace è stata una grandissima fortezza, da sempre. Gerace nasce come acropoli di Locri, l'acropoli più imprendibile. Pensate che quando i romani riuscirono a togliere Locri ai cartaginesi di Annibale, la guarnigione restante cartaginese si rifugiò a Gerace e da lì, da questa acropoli, da questo posto che voi state vedendo, continuò a difendersi dai romani fino a quando i locresi non la cacciarono a calci nel sedere. Questo è il castello, io ho ricordi bellissimi, ho studiato alcune monete che vengono dal castello e ho trovato monete greche antiche di IV secolo a.C. d'argento, tutto per conto della sovrintendenza, e poi ho trovato monete di mercenari e poi ho trovato tante bellissime monete romee, quelle che i francesi ci hanno obbligato a chiamare bizantini. Posto bellissimo. Se io fossi un amministratore di Gerace, spenderei qualche soldo e farei qualche progetto dell'Unione Europea per rendere il castello più bello e più visitabile, una fortezza che ha resistito per secoli. Guardate quanto è poderosa. Questa è l'ultima versione, la versione con i cannoni, quando bisognava difendere da eserciti moderni e agguerriti. Il castello di Gerace, una delle meraviglie nascoste della nostra terra.